Benvenuti! Oggi vi abbiamo portato a fare una passeggiata fra le nuvole. Ci troviamo infatti sui camminamenti della Galleria Vittorio Emanuele II, ribattezzati Highline Galleria dopo la ristrutturazione realizzata da Alessandro Rosso, l'imprenditore Alessandro Rosso, in collaborazione con il Comune. Si tratta di una passeggiata, quindi di un percorso di 250 metri qui in alto, come potete vedere, su una superficie totale tra l'altro molto più ampia di 550 metri. Si tratta delle antiche passerelle che l'architetto Giuseppe Mengoni aveva realizzato, aveva studiato nell'Ottocento quando aveva realizzato il progetto dell'intera galleria. E ai tempi erano adibite, appunto, erano ad uso della manutenzione. Oggi questa magnifica passeggiata è aperta per tutti i cittadini, per tutti i milanesi e i turisti che vorranno visitarla, tra l'altro in diversi momenti della giornata, si possono vedere al mattino oppure anche di sera. Ma anche nel pomeriggio, insomma, all'ora che preferite. Ma andiamo a vedere cosa c'è da fare questa settimana a Milano. Assolutamente sì. Comincio io, vi porto ad uno dei concerti più attesi e più belli della settimana. Io non vedo l'ora, vi anticipo soltanto la sua hit. My Anaconda Don't. Stiamo parlando della regina del rap made in USA, Miss Nicki Minaj, ovviamente la rapper famosa del momento, mitica, iconica dopo i meravigliosi duetti con Madonna, con tutti quanti. Finalmente ha ottenuto il successo che si merita. La nostra Nicki arriva ai mercati di Milano, precisamente all'Estate Market Sound, questo nuovo festival, prima edizione del festival qui a Milano, appunto i mercati. L'appuntamento è questa settimana con la regina di Anaconda e di tante altre canzoni che veramente stanno sentendo in tutte le radio in questi giorni, perché The Queen. La Peppa. E io vorrei rimanere sulle note e dire questo: luglio col bene che ti voglio, lo sai che finirà. Luglio, caldo, col sale il termometro, ma non quelle temperature che voi vorreste. Allora, dove vanno i milanesi? In se piscina! Non... In piscina, anche noi andiamo. Allora, una guida alle migliori piscine, dall'alba alla mattina, passando per il mezzogiorno, gli spuntini, gli aperitivi, le serate danzanti, piscina all'aperto Milano The Special, online su Milano. Lo scrive lui. Dove tra l'altro ricordiamo due canali, insomma, freschi editorialmente parlando: canale shopping con le tendenze, i negozi carini, le chicche vintage, eccetera eccetera, lo dico in francese, e naturalmente luxury perché life is gold, diamond, marmo, parole a caso, ma tutto online. E tu, Maria Rosaria, cosa e invece io, cari amici, vi porto a mangiare all'aperto, perché adesso fa caldo, Antò, come diceva una nuova pubblicità. E allora, che si fa a mangiare fuori, orti, corti, cortili, giardini, terrazze, chi più ne ha più ne metta, si mangia immersi nel verde in pieno green style. Quindi su milanodabere.it un articolo in cui vi svegliamo 10 ristoranti con giardino all'aperto dove mangiare con la bella stagione. Mi raccomando. Cosa volete di più dalla vita? Ciao a tutti! Ciao, ciao, alla prossima! Quattro pazzi. Quattro pazzi da veramente. Dai, carina. Nome: Carlo. Gordon. Per gli amici: Cracco. Rambo. Professione: cuoco. Cook. Che cosa ti piace della cucina dell'altro? Tutto, perché abbraccia tutto il mondo. He cooks from the heart. Ci riveli in anteprima un piatto che proporrai quest'estate al Forte Village? Una melanzana leggermente affumicata con pomodoro verde e una stracciatella di mozzarella. It would be a incredible handmade ravioli of local shrimp, served with a basil puree and a vinaigrette of crustacea. Quali sono gli ingredienti, i prodotti sardi che più ti ispirano in cucina? La fregola, per la tipologia della pasta, tutto quello che è mare, ma soprattutto il pane carrasau. I would go with the octopus being one, the vegetables in terms of what's grown there locally, and then the fresh pressed olive oil, very unique, fresh pressed. Progetti per il futuro, cosa farai dopo l'estate? Ma dovrei aprire un altro ristorante a Milano, ovvio. No more interviews.
With me? Just in general. Okay. This is my last ever interview. Wow. So, okay. So enjoy it. Thank you. I'd like to say on behalf of all the chefs in Britain, thank you so much. Good night. Grazie mille.